È a dir poco arduo trattare della rivoluzione russa oggi, nell'epoca post-1989. Arduo perché, come è ampiamente noto, ha trionfato la parte avversa. È l'epoca del capitalismo assoluto oggi. È il trionfo di tutti quei valori contro i quali la rivoluzione russa nacque e seppe imporsi nel 17. Viviamo nell'epoca oggi del libero mercato trionfante, che la stessa narrazione egemonica neoliberale presenta e ha buon gioco a presentare, in assenza di una grande narrazione che faccia da contraddittorio, come l'epoca della libertà universale, laddove invece a una più onesta analisi dovrebbe appellarsi l'odierna epoca come l'epoca del libero mercato universale, del libero mercato che si è imposto facendo scaturire tutte quelle tragedie nell'etico, come Hegel le definirebbe, di cui siamo oggi inermi spettatori. Disuguaglianza è la parola chiave del mondo post-1989. Una disuguaglianza che cresce ogni giorno e che polarizza sempre più la società. Difficile parlare della rivoluzione d'ottobre, soprattutto al cospetto delle nuove generazioni, quelle che mi piace chiamare le generazioni a capitalismo integrale, nate dopo l'89, non più in grado di percepire altra realtà che non sia quella, totalmente permeata dalla forma merce. Sì, perché dopo il 1989 il capitalismo è divenuto come l'aria che respiriamo, una realtà impalpabile e onnipervasiva. Si è naturalizzato a tal punto che si potrebbe forse, con una formula mutuata da Spinoza, parlare di capitalismus sive natura. Il capitalismo è diventata la nostra seconda natura. Si è a tal punto imposto a livello reale e simbolico, materiale e immateriale, da neutralizzare in forma a priori ogni possibile contestazione, sicché diventa difficilissimo anche solo menzionare il 1917 come grande interruzione nella storia dell'ordine capitalistico. Difficile farlo soprattutto, come ricordavo, con le nuove generazioni, per le quali i grandi miti contestativi hanno cessato di essere Lenin o Che Guevara e sono divenuti gli emblemi stessi della realtà mercificata capitalistica. Non più Lenin e Che Guevara, bensì Bill Gates, Vacchi, Briatore. Il capitalismo trionfa ubiquitariamente su tutto il giro d'orizzonte, neutralizzando la stessa possibilità di percepire realtà altre. Dopo il 1989, quella che la retorica liberale ebbe buon gioco ancora una volta a definire l'epoca dell'end of history, formula divenuta ubiquitaria presso anche coloro i quali la criticavano di fatto, un nome su tutti Norberto Bobbio, quella formula di fatto nascondeva dietro una forma descrittiva, una prescrizione, esortava tutti i popoli del pianeta a chiudere i loro rapporti con la storicità, come se il compimento destinale dell'accadere storico si fosse esaurito nel presente integralmente permeato dalla forma merce. E questo mentre veniva imponendosi ogni giorno di più la grande narrazione ideologica che santificava il capitalismo non certo come migliore dei mondi possibili, come farlo del resto al cospetto delle crisi telluriche che quotidianamente lo attraversano, ma semplicemente come mondo intrascendibile. La grande narrazione, il grande teologumeno dell'odierna teologia del mercato è quella che non santifica l'ordine esistente come il migliore degli ordini possibili, ma che semplicemente nega la possibilità di alternative, vincendo sull'estetica della compiutezza con una sorta di estetica dell'imperfezione inemendabile. Mira a convincerci il capitale vincente non di essere il migliore degli ordini possibili, ma il solo possibile. E lo fa per un verso ipostatizzando se stesso in destino ultimo della storicità, vuoi anche con formule apparentemente critiche come quelle alla Heidegger della tecnica, che altro non è se letta sotto traccia che il modo capitalistico della produzione pensato in forma intrascendibile, come sottratto a ogni prassi trasformativa, oppure con la grande narrazione dominante, quella che presenta il capitalismo come non migliore, ma comunque solo mondo possibile, legando fra loro in un abbraccio fatale l'utopia e la violenza, come se fosse impossibile percorrere la via della ricerca di un'ulteriorità nobilitante rispetto all'ordine dato. Non provateci mai più, è il grande monito che la storia rivolge in forma ideologica a tutte le nuove generazioni, esortandole ad accettare il presente come destino intrascendibile. Non provateci mai più.
l'uso oggi egemonico di una categoria apparentemente neutra, anodina, come quella di totalitarismo, rivela qui la sua tenuta altamente ideologica, giacché totalitarismo oggi è la formula con cui si innocentizza la realtà del capitalismo, della levigata democratica non libertà, come la chiamava Marcuse, e si condannano, peraltro indebitamente ponendole sullo stesso piano, tutte le realtà altre rispetto al capitalismo, secondo l'oggi in auge dottrina dei totalitarismi gemelli. Ecco allora che oggi prevale ovunque il dogma dell'open society di popperiana memoria, con annessa demonizzazione dei nemici della società aperta, da Platone fino a Marx e ai successori di questi ultimi. Ecco allora che prevale come unica forma possibile dell'abitare sociale il totalitarismo liberal-libertario, l'unico vero totalitarismo sopravvissuto al secolo breve. Un totalitarismo che è totalitarismo in senso compiuto e che fa apparire totalitarismi solo imperfetti, quelli del passato, giacché il vero totalitarismo, sappiamo, è quello che totalizza il reale e il simbolico. Totalitarismo è quello che non viene nemmeno più percepito come tale, che ci pone tutti nella condizione così perfettamente delineata da Erich Fromm, degli schiavi che amano la loro cella perché non sono più in grado di immaginare un'esteriorità rispetto ad essa. Ecco dunque che su queste basi occorre, penso, ripartire da una critica demistificante del nostro presente. Chiamare in causa la rivoluzione del 17 in fondo significa entrare in tensione con il nostro presente, significa chiamare in causa il capitalismo come destino, significa mettere in discussione l'intrascendibilità destinale di quel modo di essere apparentemente astratto, in realtà concretissimo, che è il modo capitalistico della produzione, la cui vittoria oggi non sta semplicemente nel trionfo materiale di cui poc'anzi dicevamo, ma anche nella sua capacità di attrarre a sé coloro i quali tutto l'interesse avrebbero a rovesciarlo. Il capitalismo, in fondo, questo è il mistero che lo anima, riesce ad avere dalla sua anche gli schiavi che avrebbero tutto l'interesse a rovesciarlo. Ci pone esso soltanto nella condizione ideale descritta da Platone con il mito della caverna. Schiavi che amano le loro catene e che non aspettano altro se non di difenderle e di lottare contro ogni eventuale liberatore. Dal mio punto di vista, credo dunque che occorra ripartire dal 17 come anno fondamentale. Credo che il 17 e l'89 siano i due anni decisivi, forse, della storia novecentesca. L'inizio e la fine di qualcosa. L'inizio della possibilità di mettere in discussione il modo capitalistico della produzione, 17, e 89 la vittoria del capitalismo stesso, con annesso trionfo della sua retorica che mira ad assolutizzare l'ordine stesso capitalistico, neutralizzando anche solo la pensabilità di essere altrimenti. Dal mio punto di vista, dunque, non si tratta di fare la difesa della rivoluzione del 17. Si tratta semmai di fare l'elogio della rivoluzione del 17, incondizionatamente. L'elogio che non deve in questa sede tener conto dei problemi filologici così spesso chiamati in causa, se cioè la rivoluzione di Lenin e dei bolscevichi avesse rispettato il dettato della teoria rivoluzionaria di Carlo Marx, il dettato dello sviluppo stadiale e unilineare dei modi della produzione, temi su cui si sono spesi interi volumi e intere ricerche. Non è questa la questione, è un tema che attraversa il Novecento, è un tema dibattuto, ma non è questo il tema che ci sta qui a cuore. Il tema è comprendere il proprio tempo nei pensieri, il tema è dunque comprendere la rivoluzione del 17 e la sua reale portata per gli eventi che da essa scaturirono e che giungono fino al nostro presente. Perché ritengo sia necessario e legittimo tessere l'elogio della rivoluzione del 17? Essenzialmente per sei motivi che qui enuncio apoditticamente per poi prenderli singolarmente in esame. In primo luogo, perché la rivoluzione del 17 è stato l'imperituro ed eroico atto delle classi subalterne alla ricerca della propria liberazione. In secondo luogo, perché la rivoluzione del 17, con tutto ciò che ne scaturì, ripeto, è stato poi il tentativo riuscito di liberare l'Europa dai nazifascismi. In terzo luogo, perché dalla rivoluzione del 17 scaturisce l'appoggio a tutti i popoli che nel Novecento hanno resistito contro il colonialismo e l'imperialismo.
In quarto luogo, la rivoluzione del 17 e le sue derivazioni storiche hanno reso possibile per noi che vivevamo al di qua del muro di Berlino la sperimentazione concreta dei diritti sociali che oggi, non a caso dopo l'89, stanno rapidamente dissolvendosi come altrettanti anelli di fumo. In quinto luogo, la rivoluzione del 17 ha reso possibile il senso della possibilità, ha reso evidente che la storia, lungi dall'essere un progetto destinale che procede da sé in virtù di una sorta di sviluppo entelechiale legato a leggi dell'accadere storico, è invece il luogo della possibilità, ritmato da prassi e da programmazione sociale. In sesto luogo, forse il punto più importante da una certa prospettiva, la rivoluzione del 17 ha reso possibile la forza catecontica di resistenza, di contenimento rispetto al capitalismo che, non a caso dopo l'89, e la storia noi più recente che ce lo racconta, ha preso a dilagare con ritmo furioso, la furia del dileguare, diremmo con Hegel. Parto quindi dal primo punto rapidamente. Il 17, comunque lo si voglia inquadrare, rappresenta il tentativo eroico delle classi subalterne di rovesciare l'ordine ingiusto e asimmetrico che le vedeva dominate. Per la prima volta abbiamo un reale tradursi in atto della dialettica servo-signore, messa a tema da Hegel, rispetto alla quale Marx e il marxismo forse possono essere letti come nota a piedi pagina. Per la prima volta si attuano in concreto, nella realtà storica, le parole dell'Hegel della fenomenologia dello spirito. Il rapporto servitù-signoria si rovescia e la servitù diventa la vera autonomia, scriveva Hegel in quelle pagine memorabili, memore peraltro dell'esperienza concreta degli schiavi neri di Haiti. Ecco, questa è la situazione che ci pone dinanzi la rivoluzione del 17, un rovesciamento del rapporto servo-signore. Le classi subalterne che dopo la Comune di Parigi riescono in concreto a rovesciare i reali e iniqui rapporti di forza. Per la prima volta, e basta questo, a mio giudizio, di per sé, a rendere pienamente legittima imperitura, come direbbe Kant, che così diceva della Rivoluzione francese, qualcosa che l'umanità non potrà mai dimenticare, qualcosa di destinato a permanere nella memoria storica dell'umanità nonostante i tentativi, così alla page, di revisionismo, di demonizzazione, come se l'esperienza sovietica potesse essere liquidata in bloc con i gulag o con le purghe staliniane, operazione che a livello di ideologia è analoga a quella di colui che volesse liquidare l'intero Medioevo con l'Inquisizione. Ecco, in questo quadro storico penso che si possa con diritto sostenere che la rivoluzione russa è stata la grande opposizione delle classi dominate, il grande tentativo del serbo in dem Kampf con Marx, nel conflitto, di rovesciare i rapporti di forza. In secondo luogo, procedo speditamente, è stata la liberazione concreta dell'Europa dai nazifascismi. Contrariamente ancora una volta a una retorica sempre più onnipervasiva, sempre più gravida di ideologia adattiva rispetto all'ordine reale, a liberare l'Europa dai nazifascismi sono stati anzitutto i sovietici, in termini di vite umane spese, in termini di lotte concrete. So bene che oggi è fortemente dominante una contronarrazione che attribuisce unicamente alla talassocrazia del dollaro la forza di aver liberato l'Europa dai nazifascismi, un caso su tutti, Benigni, la vita è bella, i carri armati americani che liberano i lager. Sappiamo invece che è stata l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica è stata la forza principale di questo atto eroico di liberazione dell'Europa dai nazifascismi. Anche questo è qualcosa di imperituro che non può essere dimenticato. In terzo luogo, l'Unione Sovietica ha costituito dal 17 in poi un punto di riferimento ineludibile, un faro, vorrei dire, per tutti i popoli oppressi, che hanno visto sempre nell'Unione Sovietica, se non un modello di riferimento, comunque un appoggio concreto nelle lotte contro l'imperialismo, parola che mi rendo conto è anch'essa fuori corso proprio nel momento stesso in cui assistiamo al trionfo massimo dell'imperialismo, ancorché oggi sia chiamato dalla neolingua globalizzazione, ma trattasi pur sempre di una forma di imperialismo americano-centrico che mira a conquistare il mondo intero.
L'Unione Sovietica ha saputo opporsi all'imperialismo come fase suprema del capitalismo, per citare ancora Lenin. Questo è stato anch'esso un merito imperituro della rivoluzione russa e dei suoi degli anni seguenti e della costruzione. Ecco, recentemente, tra l'altro, è uscito anche un bel volume di Domenico Losurdo sulla storia del marxismo, in cui si mostra bene l'importanza della categoria di imperialismo e l'oblio a cui essa è andata incontro e che appunto meriterebbe di essere ampiamente recuperata. Ma sappiamo che le parole chiave che segnarono l'orizzonte del 17, sfruttamento, imperialismo, lotta contro l'alienazione, sono tutte uscite dall'ordine del discorso dominante, che preferisce far circolare altre parole di modo che mai vengano anche solo nominate le contraddizioni legate al modo della produzione e ai rapporti sociali sempre più classisti. Quarto punto fondamentale: la rivoluzione del 17, ciò che ne è scaturito, ha reso possibile benefici concretissimi anche per coloro che, de nobis fabula narratur, vivevano al di qua del muro di Berlino. La cosiddetta stagione gloriosa dei diritti sociali deve essere intesa in questo quadro teorico, secondo questa chiave ermeneutica. I diritti sociali, le acquisizioni welfaristiche, lungi dall'essere un dono di un sistema intrinsecamente munifico, erano conquiste scaturite dalla reale presenza dell'Unione Sovietica, erano per così dire risposte obbligate che l'altra pars, quella capitalistica, doveva necessariamente elargire nel conflitto. Basti qui ricordare, a mo' di quadro impressionistico, il fatto che quando il sindacato andava a contrattare, dietro di esso si stagliava l'ombra dell'Unione Sovietica, venuta meno la quale oggi sappiamo quanta sia l'impotenza concreta del sindacato, oggetto di quella che in un bel libro recentemente uscito, Il nuovo spirito del capitalismo, Boltanski e Chiapello hanno chiamato la desindacalizzazione del capitalismo vincente, che sta neutralizzando tutti i corpi medi, ivi compresi i sindacati. Dopo l'89, già ricordavo, tutti i diritti sociali, uno dopo l'altro, stanno venendo meno a colpi di riforme, come le chiama la parte vincente del capitale: riforma della scuola, idest, distruzione della scuola, riforma del lavoro, idest, distruzione delle conquiste salariali, fino ad arrivare alla riforma della Costituzione e quant'altro. In quinto luogo, la rivoluzione russa, come ebbe già a rilevare in presa diretta il nostro Antonio Gramsci da Torino, fece apparire evidente, lampante, il senso della possibilità come cifra dell'accadere storico, a tal punto che Gramsci, in un articolo ampiamente noto e citato, volle parlare di rivoluzione contro il capitale, intendendo con tale locuzione una rivoluzione contro il capitale di Carlo Marx, seguendo il quale la rivoluzione sarebbe dovuta scaturire nel paese più evoluto e non dall'anello debole della catena imperialistica, come dirà Lenin, ma rivoluzione anche contro il capitale inteso come rapporto di forza concreto. Gramsci ebbe modo di rilevare che era la volontà concreta la molla che faceva procedere l'accadere storico, la volontà concreta dei bolscevichi, erede dell'idealismo e della dottrina di Carlo Marx. Il nostro Marx, dice Gramsci, è quello che si concreta nella rivoluzione russa, dovuta appunto a una volontà operosa che si libera dalla pigrizia fatalistica. E forse potremmo dire, come anche è stato detto, che tutto il progetto dei quaderni del carcere gramsciani non è altro che un tentativo di ripensare Lenin in Italia, di ripensare il marxismo in chiave antifatalistica, in chiave di libera prassi determinante contro le visioni secondo internazionalistiche deterministiche. In sesto luogo, la rivoluzione russa e ciò che ne è scaturito ha costituito una potenza catecontica rispetto all'immane potenza del negativo capitalistica, ha costituito una potenza frenante, ha tenuto a freno il capitalismo. Fino all'89, infatti, il capitalismo era contenuto, limitato dalla potenza sovietica, doveva fare i conti con questa realtà scomoda e ingombrante, secondo il principio del cuius regio, eius economia. Dopo l'89, prova ne è la realtà di cui siamo abitatori oggi, il capitalismo vincente
può proseguire nella sua marcia onniavvolgente, attaccando gli ultimi baluardi di resistenza contro di esso, in primis gli stati democratici nazionali, che è quello che sta avvenendo puntualmente dopo l'89. Ecco, la rivoluzione russa ha posto in essere una potenza catecontica di contenimento del capitalismo, l'ha frenato e disciplinato, ha posto un limite concretissimo, ha fatto sì che il capitalismo venisse contenuto dal comunismo stesso. Non entrerò in questa sede nella vexata questio dello stalinismo, non prenderò in esame il trotskismo, che potrebbe forse essere considerato, con una figura anche in questo caso mutuata da Hegel, come la coscienza infelice del marxismo novecentesco. Non entrerò in queste questioni, mi limiterò semmai a ricordare il fatto che l'Unione Sovietica ci insegna, dal 17 poi fino ai giorni più recenti, un'altra cosa che forse andrebbe metabolizzata o se non altro ripensata criticamente. Il fatto cioè che un mondo plurale, un pluriverso, è pur sempre da preferirsi rispetto a un universo. Fino all'89 si poteva essere critici e verso l'Unione Sovietica e verso il capitalismo, e tuttavia la compresenza di queste due realtà rendeva possibile la storicizzazione di ciascuna di esse. Rendeva possibile comprendere i limiti che caratterizzavano ciascuno di questi due modi della produzione. Rendeva perciò stesso possibile esperire concretamente il senso della possibilità di essere altrimenti e rispetto all'uno e rispetto all'altro. Forse potremmo avventurarci a sostenere, senza esagerazioni, che peggio del mondo diviso in due blocchi poteva esservi solo ciò che è venuto dopo. Il mondo monopolare a guida atlantista, con la riesplosione endemica dei conflitti, perché effettivamente il mondo bipolare ha contenuto i conflitti, si parlò non a caso di guerra fredda, nonostante vi fossero punti caldi del conflitto. Dopo l'89 assistiamo al riesplodere endemico delle guerre e dei conflitti, le quali peraltro tutte presentano un copione che si ripete. Nella narrazione atlantista vi è il dittatore baffuto e solitamente aggressivo che oltraggia il suo popolo, vi è il popolo medesimo rappresentato in maniera mediaticamente unificata che non riesce a ribellarsi, come se a Cuba vi fossero solo blogger contro Fidel Castro o nella Venezuela di Maduro vi fossero solo oppositori al sistema socialista di Maduro stesso, e poi, non riuscendo il popolo a liberarsi, vi è dulcis in fundo l'intervento liberatorio della potenza atlantista, che naturalmente occupa e integra nel sistema monopolare quanti ancora non hanno avuto accesso al ben godi del capitalismo globalizzato. Questa è la vicenda post 1989, questa è la grande narrazione che fino ad oggi si ripete sempre la stessa. Non voglio nemmeno entrare sul momento della dissoluzione, Gorbaciov e affini, mi limito a constatare che Gorbaciov, che nell'ultimo anno prima della caduta dell'Unione Sovietica ancora presenziava in tenuta da parata per la celebrazione della rivoluzione d'ottobre, già l'anno dopo, con le macerie del muro che fumavano e con l'Unione Sovietica ormai ingloriosamente deceduta, figurava tra i rappresentanti della pubblicità di Pizza Hut, no? Mai ci fu una metamorfosi kafkiana così rapida, proprio mentre in Italia in quegli anni si parlava in maniera abominevole dell'Unione Sovietica come impero fascista rosso, preparando di fatto la teoria oggi dominante del totalitarismo gemello rosso e nero. Ecco, in questo scenario credo che occorra ripartire da quell'esperienza anche per comprendere il nostro presente, per valorizzare i punti di resistenza che possano far valere una logica tesa a spezzare la mistica della necessità e quindi a far valere una reazione rispetto a quest'ordine che si pretende eterno e intrascendibile. Occorre da questo punto di vista valorizzare quegli stati che resistono e che ci ricordano, nel tempo del comunismo defunto, che è possibile ravvisare in essi l'equivalente storico, simbolico, di senso del comunismo stesso. Stati che resistono e che tengono aperto il senso della possibilità, insegnano anche a noi che è possibile, forse doveroso, resistere. Ricordo qui tra i tanti, oggetto naturalmente di demonizzazione, ostracizzazione permanente dall'ordine del discorso dominante, la Cuba di Fidel Castro, il Venezuela chavista, è ora di
Maduro, tutti gli stati non allineati fino alla Russia di Putin, che non a caso è figlio anche egli, sia pure remotamente, dell'esperienza della rivoluzione russa, il quale Putin oggi, nell'epoca in cui l'antifascismo sopravvive solo come retorica liturgica per abbandonare l'anticapitalismo, come se appunto si mantenesse viva la lotta contro un nemico che non c'è più per non intraprendere quella contro il nemico reale. Ricordiamo che l'unico antifascista reale nell'Europa di oggi è Putin, il quale nel 2014, in presenza di un colpo di Stato nazifascista, appoggiato pienamente dalla monarchia del dollaro e dalle potenze eurocratiche di Bruxelles, fu l'unico a combattere eroicamente contro il nazifascismo, avvalendosi, come giusto, del titolo di antifascista. Il quale Putin disse, e con questo voglio concludere, per rievocare il 17 e l'onda lunga che ci porta fino a oggi, disse: chi non rimpiange l'Unione Sovietica non ha cuore.